Bene ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui a pescare, però non faremo vedere un video della sessione di pesca, ma il video di questa sessione lo avete visto la settimana scorsa. E anzi, se non l'avete visto, andate a vederlo. Oggi siamo qua per farvi vedere la differenza tra la vecchia Caperlan Tanker, Rapid Tanker, e la nuova, un upgrade che hanno fatto migliorando la tenda. Questa è quella che avevamo prima, questa è quella nuova che abbiamo usato questa notte, e adesso vi faremo vedere le differenze sostanziali che abbiamo trovato, visto anche noi, avendole tutte e due. Questa gran tenda l'abbiamo usata per molto tempo, uscita quella nuova non abbiamo esitato a comprarla, ad acquistarla, e niente. Sì, perché alla fine ci siamo trovati bene come discorso di peso, di chiusura, di ingombro, insomma un po' di cose, quindi diciamo che siamo andati sul sicuro a comprare subito quella nuova che hanno fatto. E quindi niente. Beh, le differenze penso si noti già da così a guardarle. Allora partiamo subito dall'inizio. La tenda chiusa, ovviamente quella nuova, essendo più grande di misure, anche chiusa è un pelo più grande. Come peso lo stesso, essendo più grande ovviamente ha un peso leggermente maggiore. Su questa siamo a 7 kg, su questa nuova siamo a 9, per cui nulla di eccessivo, 2 kg in più, però si ha anche uno spazio maggiore e quindi è tutto compensato. L'ingombro lo stesso, questa adesso vedete dal video, sono sempre tutte e due rotonde, hanno sempre lo stesso sistema di chiusura rapida, solo che questa vecchia è un pelino più piccola, questa è un poco più grande, però comunque è sempre poco ingombrante, perché essendo rotonda e piatta la si mette sotto a tutto, con la roba sopra si schiaccia e occupa proprio tanto così di altezza e tutto il baule di circonferenza. Questa vecchia aveva una misura di 240 di larghezza e, guardo là perché non mi ricordo, 290 di lunghezza. Altezza, come potete vedere, 127. 130. Quella nuova invece, larghezza sempre 2,40 m, però lunghezza 3,20 m, 30 cm più lunga. Si recupera un po' di spazio per incastrare la roba dietro e magari essere più comodi. Esatto. Altezza 175. Bene, è passato un elicottero e ha fatto un po' di casino, vabbè. Dicevamo, altezza 175, per cui come potete vedere ci si sta anche fuori quasi in piedi. Io sono alto 170, adesso vabbè è un po', non è neanche tirata bene perché come potete vedere abbiamo ancora tutti gli spaghi ancora allacciati, quindi non è neanche tirata tanto, e però dentro ci si sta molto molto meglio in piedi, o comunque un po' accucciati rispetto a questa che invece era molto più bassa. Questa qua era molto più bassa all'interno. Poi partiamo dalle differenze subito come le vediamo all'esterno. Allora, innanzitutto, come vedete, questa qua ha la porta, questa ha una porta che si chiude sui due lati e sotto resta aperta. Perché se io la chiudo così
chiudo anche di là, sotto resta aperto. Mentre questa qua ha la porta ermetica 100% che fa tutto il giro, per cui non si ha l'apertura sotto. In caso di pioggia, in caso di pioggia comunque non entra acqua. C'è anche una piccola protezione della cerniera che va a proteggere in modo che non entri acqua dalla cerniera. Protezione che non entrino magari insetti, formiche o quant'altro da sotto, come può essere su questa, che entrano da sotto. E questa è praticamente chiusa tutta. Una chiusura ermetica 100%, perché tutto il... Vedete che faccio il giro sotto anche proprio. Tutto il pavimento è cernierato, per cui è tutto incorporato con la tenda. E la chiusura frontale è tutta cernierata da sotto a sopra, per cui è tutto chiuso ermeticamente. Poi un'altra differenza subito così all'occhio è che questa ha solo il pannello trasparente e la zanzariera all'interno. Questa qua invece ha il pannello trasparente, la zanzariera all'interno e poi dentro ha il pannello verde scuro per non far entrare la luce del giorno. Esatto. Che si può rimuovere e fare trasparente come quella, o metterlo e fare la chiusura verde antiluce, diciamo. Esatto. Poi, passando all'interno, abbiamo notato, avendo le due tende a disposizione, che innanzitutto hanno migliorato nettamente, perché è migliorato nettamente il pavimento. Il pavimento della tenda nuova è molto più grosso, quindi è un vantaggio non indifferente aggiunto, perché essendo molto più grosso, diciamo che trattiene meglio l'umidità, eccetera, il freddo che viene su dal suolo, e quindi è nettamente meglio. Abbiamo notato anche una leggera differenza di camera consistenza nella camera interna. Questa camera interna della tenda nuova, anche questa è un po' più grossa come il pavimento, quindi non so se sia proprio più grossa o se il materiale è diverso. Comunque al tatto questa sembra molto più fine e morbida, questa qua invece è un po' più grossetta e rigida, diciamo, per cui sì, sicuramente resisterà meglio, è un po' più resistente. Poi il telo esterno è sempre 20.000 mm, non sembra tanto, forse cambiare. Questo sembra un po' più liscio, un po' più idrorepellente, si dice, che trattiene l'acqua, ma questo non posso dirlo con certezza, perché magari questa è un po' usurata e quindi non si sa se effettivamente il materiale è diverso, o se magari è uguale, solo che questa è nuova e questa quella... è usata tanti anni, tante sessioni, per cui non si può dire con certezza. Al tatto sembra diverso, ma appunto può essere che questo, essendo nuovo, sia un po' più resistente all'acqua, e questo è resistente all'acqua, però al tatto sembra un pelino più morbido, ma probabilmente è questione di usura. Sempre 20.000 mm, entrambi i teli, quindi 20.000 mm, camera interna, resistenza al freddo ottimale, all'umidità e alle intemperie. Noi ci siamo trovati anche in mezzo con questa l'abbiamo utilizzata una volta sola stanotte ed è andato, ha piovuto un po', per il resto non ci sono stati problemi. Questa invece l'abbiamo utilizzata freddo, vento, pioggia, tempeste. Sì, sopravvivi, ecco. Ha tenuto bene. Tiene e riesce a tornare a casa sano e salvo.
per cui comunque è una comunque buona una buona tenda. tenda. Adesso inizieremo a provare questa e vedere come si comporta. Passando alle differenze interne, invece, abbiamo notato che, allora, innanzitutto su questa tenda nuova i ganci per le luci sono due. Questa ne aveva uno solo dietro, quindi potevi agganciare una luce dietro e basta. Questa tenda nuova invece ha un gancio dietro e uno davanti, per cui puoi agganciare due luci che Ah sì, allora una qua dalla porta e una ti dietro. fanno luce dietro e davanti, che è una Picco. miglioria in più perché Sì. due luci sono sempre utili, perché se tu hai una sola luce e magari ce l'hai alle spalle, ti fai buio da solo, mentre se hai un'altra luce anche davanti, Anche per aprire appunto sì, la per tenda aprire la tenda, e magari una uscire. luce col sensore che appena ti muovi si accende, ok? Quindi appena ti alzi, inizi a aprire la tenda, si accende la luce, così ti fai luce da solo. Per cui una miglioria non indifferente il gancio Il per la gancio luce anche aggiuntivo. davanti. Poi abbiamo notato, beh, innanzitutto lo spazio interno. Beh, vabbè. Praticamente ci sta un altro lettino Sì, tra. ci starebbero tre lettini, verrebbero tutti e tre attaccati, quindi senza lasciare il corridoio, Sì. però ci starebbero tre lettini. E Però tanto per. noi non abbiamo neanche lettini molto piccoli, eh. Cioè, abbiamo lettini di media misura, per cui prendendo tre lettini piccoli, di taglia piccola, Compact. compatti, sì, ci starebbero comodamente anche tre lettini. Adesso comunque, intanto che parlo, vedete le immagini che scorrono. Qui c'è tutta la roba per una notte e avanza ancora un sacco di spazio. Abbiamo messo tutto dietro, c'è un sacco di spazio dietro alla testa dei lettini dove poter mettere un sacco di roba. E anche davanti, tra la camera Eh interna e sì, il bordo. anche davanti, tra la camera interna e l'esterno della tenda, ci sono dei bei vani dove poter infilare roba, per cui Borsoni, quant'altro. tanto, tanto di cappello. Questa vecchia è uguale, perché anche questa ha il vano tra camera interna e telo della tenda, però essendo che è 30 cm più corta, su Sì. questa guadagni molto più Sì. spazio. Per cui poi riesci a stare meglio, ti sembra anche un po' più spaziosa perché essendo più alta, Sì. riesci a girarti meglio, a gestirti meglio, quindi sembra anche più spaziosa anche per quello. Un'altra roba che abbiamo notato non indifferente è che questa Finalmente. mettevi il lettino e avevi delle tasche laterali, a destra e a sinistra, sotto, per cui erano dietro al lettino, cioè dovevi mettere la mano Sì. sotto. Su questa tenda nuova qua invece L'hanno fatta le tasche sopra. laterali le hanno fatte alte, per cui tu sei disteso e hai la tasca al livello della distesa, diciamo. Quando sei disteso hai le tasche Portata a di portata di mano. mano, mentre prima ce le avevi sotto al lettino. Almeno adesso si può mettere appunto gli oggetti, la Sì. centralina, il portafoglio, il telefono, tutto Le quanto. chiavi, tutti gli oggetti di Esatto, ma valore. almeno ce li hai a portata di mano, perché prima la tasca sotto al lettino diciamo che non veniva utilizzata perché era molto scomoda sotto, quindi per fortuna Sì. che hanno Anche perché da ragionato. disteso su questa tenda qua fai fatica ad andare sotto a Sì. prenderti la roba. Su questa tenda nuova Da invece disteso ce ce l'hai qua. l'hai là, a portata di mano, per cui due Veramente tasche laterali hanno pensato. destra e sinistra, alte a livello del lettino, che poi sono proprio giuste, giuste, arrivano Sì, proprio sì, giuste al sì, sì, sì. livello del lettino, e quindi sono molto comode per appoggiare tutta la roba. Basta, queste sono le differenze che abbiamo notato in questa notte. Ovviamente adesso dovremo provarla bene un po' di notti, col freddo, col vento, Con il col caldo, caldo con anche, sì. la pioggia, anche magari fa più intemperie, Sì. diciamo, con le intemperie, insomma. Dobbiamo provarla in varie condizioni, in modo da poter dare un giudizio
completo, però cioè, comunque... ci sono state delle migliorie notevoli a partire dallo spessore del pavimento, lo spessore della camera interna, le migliorie interne delle tasche, del gancio aggiuntivo, la 30 cm di spazio in più per riporre tutta la roba, la porta che si chiude ermeticamente tutta quanta. Diciamo che hanno fatto un passo in più, sì. Dai, per fortuna che hanno pensato anche a noi carpisti, diciamo, qualcosa di meglio, insomma, cioè, a portata di mano, sì. Per noi. Sicuramente hanno ascoltato magari i pareri dei carpisti che hanno utilizzato questa e hanno apportato delle modifiche portando a delle migliorie, creando questa nuova, per cui anche essendo un po' più alta ti giri meglio, se devi cambiarti una maglietta, cambiarti anche infilarti le scarpe, sì. Questa è bassa e quindi sei un po' più aggobbato, questa invece stai un po' più rilassato, più libero. L'unica nota negativa è che sicuramente in inverno, essendo più alta, il calore si disperde di più. Questa qua invece, essendo più bassa, il calore è più... Certo. Si disperde meno. Però con una buona stufa come ce l'abbiamo noi, su questa qua... Si moriva dal caldo. Avevamo addirittura molto caldo anche in pieno inverno. Con questa qua invece, con la stufa che abbiamo, essendo più grande e più alta, sicuramente... staremo alla grande con la nostra, ve lo faremo sapere appena arriverà il freddo, con la nostra stufa Zebro, grande così, sì. La mettiamo dentro. Su questa avevamo anche troppo caldo, anche tenuta al minimo, perché comunque essendo tanto bassa avevi proprio tutto il calore a livello del corpo, sì. Con questa qua essendo più alta si disperde di più, per cui con la nostra stufa e queste misure riusciremo ad avere una temperatura ideale all'interno della tenda. Esatto. Quindi niente, basta. Adesso è sempre fornita con 14 picchetti. Sì, sempre i picchetti. Questa è la misura, non so se si nota, della tenda vecchia e della tenda nuova, queste qua. Tenda vecchia, tenda nuova, sempre per due lettini, sempre con i picchetti forniti. Su... E colore resta uguale praticamente. Sì, sono praticamente identiche. Colore uguale, questi sono i cambiamenti che hanno fatto. E... questa qua c'è ancora in commercio e costa 219 euro, per cui anche il prezzo è molto buono. Questa qua invece la fanno anche in due modelli, adesso che mi ricordo. C'è il modello XL, che è questo. È questo. Sempre. Mentre che costa 285 euro, per cui per questa tenda qua neanche 300 euro, un prezzo stracciatissimo secondo me, perché pavimento ermetico, porta ermetica, camera interna, spessore del telo 20.000 mm, eccetera, eccetera, tutto quello che abbiamo detto finora. Per 300 euro di qualsiasi altro marchio non lo trovi, non trovi altro. Per meno di 300 euro puoi guardare tutti i marchi che vuoi, ma con queste caratteristiche non trovi niente. Sì. Quindi un prezzo davvero molto interessante. Quindi c'era il modello comunque XL e L. Per chi invece magari vuole risparmiare qualcosa, non vuole, non gli interessa avere tutte queste misure così grandi, eccetera, c'è il modello L, che non so le misure, ma dovrebbe essere come queste, ok? E costa 200 e sempre 19 o 229, comunque una cinquantina di euro in meno. Ed è un pelino più piccola, sempre due lettini, ok? Sempre sì. Two man, camera interna identica, però un pelino più piccola. Sì. Per 50 euro, se non avete grossi problemi di spazio, che magari pescate in spot stretti, per 50 euro in più prendete questa, state larghi, state bene, avete sì, tutto lo spazio, in più.
tutto lo spazio necessario per passare la vostra sessione nel migliore dei modi, senza essere rintanati su un buco, sì. che anche perché se è freddo, se piove, dovete starci dentro voi 24, 48, 36 ore, quello che richiede la sessione. Se piove per due giorni dovete starci dentro 48 ore, per cui andrei su qualcosa di un pelino più grande, in modo che vi fa star meglio, essere un po' più confortevole, piuttosto che risparmiare 50 euro e andare su una cosa un po' più piccola, che magari dopo viene anche cambiata, e dopo magari vi accorgete là, che è troppo piccola, fai, no, meglio già prendere quella più grande e, sì, e via, almeno per quanto riguarda il nostro, per noi. Vi accorgete che magari dopo quella più piccola è troppo piccola, perché magari d'inverno, che non si sta fuori ma si sta dentro, siete là tutti rannicchiati nel vostro angolo, per non aver speso 50 euro in più andrei direttamente su questa XL, a meno che appunto non avete problemi di spazio, ma comunque è poco più grande, per cui non cambia molto. E secondo me la tenda adatta per due persone, senza spendere una follia. Ovvio che se spendi magari 1000 euro hai un Fox Frontier XD, sì, con l'estender, sì. Però 1000 euro, insomma, è anche, Volevi portartelo via anche. E anche di più, sì, e poi il Frontier cioè, con l'extender, il sovratello e tutto, è ingombrante, è pesante, per cui parità, prezzo, qualità, peso, ingombro, accessori interni, camera interna, eccetera, e tutto, questa qua secondo me è una delle tende migliori. Non sto dicendo di prestazioni, perché ci sono tende magari migliori di prestazioni, magari anche il Nash Titan, eccetera, eccetera, il Fox Frontier, eccetera, però costano l'ira di Dio, quindi qualità, prezzo, accessori, ingombro, peso, eccetera, questa qua è il top. Il top che potete trovare in giro, per cui dai, basta, casomai vi faremo sapere nelle prossime sessioni, se ci accorgiamo di qualcosa che di qualche miglioria o anche di qualcosa di negativo, perché vabbè, ci sta anche quello, magari c'è, è detto che non è tutto oro quel che luccica, sì. Sicuramente ha qualche aspetto negativo, proveremo a testarla anche col vento, con la pioggia, col freddo, sì. E vi faremo sapere nelle prossime sessioni come si comporta, se va bene, se va male, i pro e i contro. Per ora, avendole aperte così una accanto all'altra, queste sono le differenze che abbiamo notato. Adesso non ci resta che provarla e vi faremo sapere tutte le differenze che troviamo nel corso delle nostre sessioni. Man mano che vanno avanti le stagioni, proviamo in varie occasioni e vi faremo sapere. Ci vediamo. Grazie a tutti. Alla prossima sessione di pesca. Ciao. Ciao.